ragazzi, i ragazzi stanno lavorando, vi faccio un po' vedere, venite. Allora, sulla macchina di Bertone Bontempelli in questo momento stanno facendo i piani. Questo filo qua serve a misurare, calibrare con precisione le altezze, le misure insomma dell'auto, se magari abbiamo preso dei cordoli un po' troppo forti, quindi di ricontrollare e riqualificare tutto l'assetto della macchina. Va fatto ovviamente subito dopo la prestazione in pista. Invece qui sulla mia macchina stanno facendo, come vedete, lo spurgo dei freni, o almeno devono iniziare a farlo. I freni vanno ripuliti tutte le volte che si esce poi da una sessione impegnativa, perché è importante. Questa è lei, vi faccio vedere fare un bel giretto. La Porsche come è fatta tecnicamente lo sapete tutti, forse meglio di me addirittura, però vi faccio vedere dentro, che è quello che mi preme di più. Allora, questo è il mio abitacolo. In realtà il pilota, una volta che è dentro, ha anche questo cage che è un sistema di sicurezza. Ci sono sedute un pochino più comode, ma questa è questa. Allora, prima di tutto cintura ovviamente a 5 punti. Come vedete, sulle cinture ci sono degli elastici. Questi elastici servono per far star fuori le cinture, in modo tale che è subito facile trovarle e allacciarle nel cambio pilota. Il sedile va totalmente chiaramente in avanti e così si riesce a guidare. Questo è il quadro. Allora, per l'accensione si accende prima il main e ora vedrete si aprirà il dashboard con tutte le informazioni che servono. Una volta che il main è acceso possiamo avviare l'ignition, che quello poi rende effettivamente accesa la macchina. Vedete, quando sentite questo rumore vuol dire che la macchina è pronta per partire. Tant'è che poi quando si schiaccia la frizione fa questo rumore che segnala che il pilota sta mettendo la prima e quindi è pronta per partire. Qua, come vedete, c'è una cosa molto importante, ovvero l'ABS. L'ABS ha varie regolazioni che arrivano a fino a 11, non si usa chiaramente mai, e vuol dire che l'ABS è molto molto efficace, quasi come una vettura stradale, anzi è come una vettura stradale perché è un ABS stradale questo. Mentre 0 lo togli totalmente. Noi in qualifica andiamo più o meno a 2, in gara mettiamo 3. E invece per quello che riguarda quando la pista è bagnata si va e si sale anche a 5 o a 6, perché hai bisogno chiaramente di più potenza sull'ABS. Questa è una cosa molto importante. Sempre qui hai tante funzioni che in realtà non servono molto quando siamo in macchina. Chiaramente le luci, rain light, quindi questa è la luce posteriore, luce frontale, queste sono chiaramente tutte importanti se piove o c'è una bassa visibilità. Vabbè, le frecce che però non servono. E questo è molto importante soprattutto a Misano, perché è l'unica aria condizionata che abbiamo e credetemi fa praticamente niente. Oltre a questo, una cosa che utilizziamo molto in pista è il ripartitore di frenata, che non so se lo vedi Jay, ma è qua. Per andare in avanti sposti il ripartitore di frenata sul anteriore. Francesca lo usa a 1,50, io lo preferisco a 1,25. E questa sul posteriore. E queste veramente sono le uniche regolazioni che fai, perché poi di solito l'ABS lo sistemi mentre vai. Hai chiaramente poi il volante, wiper ovviamente, che serve per vederci. Poi high beam si usa molto, ovvero sono i famosi fari, quelli che si usano quando la gente ti ostacola in qualifica, manetta così. Poi quando c'è un allarme sull'auto che tu decidi di ignorare, spesso qui escono fuori varie allarmi, se pigi allarme poi va via l'allarme, quindi succede delle volte magari legge le pressioni in maniera sbagliata, ti dice low pressure o flat tire, pigi allarme e ti va via.
pit speed, ovviamente importantissimo in pit lane, settato a 60 km orari per la pit lane, radio per parlare con l'ingegnere, e poi questo è il mark, che è molto importante perché quando sei in pista, se hai avuto una curva, che ne so, fai una curva in maniera diversa, di una marcia diversa, oppure hai un problema tecnico alla macchina, PG mark, e quando poi l'ingegnere guarda i dati riesce subito a vedere il punto che hai delineato sulla pista, quindi diciamo è un marker, si chiama. Poi il reverse per mettere chiaramente la retro. Questo è il dashboard e di solito questa è la visuale che più o meno teniamo. Chiaramente importantissimo le marce, vediamo i giri motori. Quando dobbiamo cambiare marcia si attivano anche queste luci che ti segnalano quando è il momento giusto per cambiare. Quindi velocità, vedi la posizione che hai scelto con l'ABS, che la vedi direttamente qua, e poi qui hai vari dati. In questo momento vediamo fuel, però puoi avere temperatura dell'acqua, pressione olio, via dicendo. Lap time, il tempo lo vediamo qui, e qui molto importante, che ci aiuta molto soprattutto in qualifica, è il time difference, quindi riusciamo a vedere in tempo quasi reale se stiamo andando meglio o peggio in quel giro. Possiamo anche cambiare display, cambiando display come vedete adesso vedo la pressione dei pneumatici che vabbè non sono montate però rimane quello in memoria. Engine, quindi motore, temperatura dell'acqua, temperatura dell'olio, pressione olio, via dicendo. E poi come ci siamo detti la benzina, quindi diciamo che mentre giriamo cliccando veloce riusciamo a vedere questi parametri. Se poi invece questo pulsante lo manteniamo premuto riusciamo proprio a cambiare il display e scegliere quello che ci interessa di più. Qui abbiamo chiaramente tutti i dati e spesso l'ingegnere magari ti chiede di andare su questa pagina perché riesce appunto a vedere tutti i dati. Riusciamo addirittura a vedere in precisione come sta frenando la macchina. Adesso il freno è posizionato a 1,50, quindi se io freno, adesso sto frenando a 90 bar, riesce a vedere che la percentuale è 52% sull'anteriore. In GT si va con una percentuale molto più bassa sull'anteriore rispetto a un Formula, che è una cosa che anche lì dovevo assolutamente imparare. Qui hai altri dati, eccetera. Qui c'è Spa. Bella pista, Spa. Già. Non so perché ci sia Spa, perché siamo a Misano, però tanto non conta perché la mappa non ci serve. E questo è più o meno il mio piccolo mondo.